Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake salata con mortadella e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono, per la base, grissini, cracker, burro e salvia. Per la farcitura, formaggio spalmabile, panna da cucina, gelatina in fogli, pistacchi sgusciati, sale e pepe. Per decorare, mortadella, pomodorini tagliati a metà, grana, basilico, olio evo, granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. E la salvia. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo i grissini i cracker ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 8. Trasferiamo il trito su uno stampo a cerniera con apertura a cerniera del diametro di 24 cm rivestito con carta da forno. Abbiamo livellato bene il trito, adesso lo riporremo in frigo per almeno 30 minuti e nel frattempo abbiamo messo l'acqua fredda nelle foglie di gelatina. Senza aver lavato il boccale, mettiamo nel boccale la panna. La facciamo scaldare per 3 minuti. 70 gradi, velocità 2. Aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto. A velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il formaggio spalmabile. I pistacchi. Il sale e il pepe ed azioniamo il bimby per 50 secondi antiorario, velocità 3. Il composto al formaggio è pronto, versiamolo sulla base. Dopo aver livellato bene, adesso riporremo la cheesecake in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la cheesecake, rimuoviamola dallo stampo, posizioniamola sul piatto da portata e decoriamola. Decoriamola mettendo per prima cosa la mortadella. I pomodorini. Condire con un filo d'olio.
le scaglie di grana. Decoriamo con granella di pistacchi. E basilico. Posizioniamo in frigo fino al momento di servire. Cheesecake salata con mortadella e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta.